Speciale Sanremo 2017, come dico sempre, Sanremo non è soltanto festival, ma è tantissimi eventi collaterali. Il protagonista di uno di questi è un guru, possiamo dire, della musica italiana, Francesco Baccini. Guru, beh, grazie per il guru. No, io ho scritto questa canzoncina dedicata a Maria De Filippi, mi sono divertito a farla uscire adesso e devo dire che mi sta dando delle soddisfazioni, perché stanno arrivando una valanga di visualizzazioni. E poi in realtà il mio vero progetto adesso è quello con Sergio Caputo, che stiamo portando in giro, e saremo a Milano, a Roma a marzo, all'Alcatraz il 23 e il 31 di nuovo all'Auditorium Parco della Musica. E con Sergio stiamo proprio preparando invece un album di inediti, tutto swing, blues, jazz. Perché mi diceva Sergio Caputo, l'abbiamo raggiunto telefonicamente da studio, che questo progetto è nato via Skype. Sì, è nato. Sergio mi ha contattato su Twitter e mi ha scritto: senti, ma perché non facciamo una roba insieme di te? Io ci ho pensato 3 secondi, ok. E anche perché, tanto, insomma, anche perché io a 20 anni il suo primo disco, Salvo te, non l'avevo consumato. E quindi ero un fan di Sergio, e quindi mi divertiva l'idea di fare una cosa swing, blues, jazz, che poi è un po' il mio mondo. E è nata questa collaborazione, ma soprattutto è nata l'amicizia. E quindi abbiamo cominciato l'anno scorso proprio dall'Auditorium al Parco della Musica, dove andò benissimo, e tant'è che lo rifacciamo il 31 di marzo. E poi in mezzo mi ha detto: ma perché non facciamo un album di inediti? E io ho come dire, Sergio si è rimesso a scrivere in italiano, perché ormai scriveva solo in inglese. Sì, infatti. Perché dopo 15 anni a San Francisco, e quindi ci siamo, come dire, stimolati a vicenda, e sta venendo fuori questo disco, devo dire, molto, molto bello. Senta, parlando della canzone che ha scritto proprio un instant song, sì, no? Ave Maria, però la Maria è quella dei Filippi. E certo, perché è l'unica. Ragazzi, fai miracoli veri. Fa diventare famosi istantaneamente ballerini, cantanti, mette insieme uomini e donne di tutte le età, fa conoscere John Travolta alla signora Gina, sarà un miracolo o no? E quindi ha creato, diciamo, un nuovo modo di fare business, anche se vogliamo. Ma lì io, guarda, il mio sulla canzone non è un giudizio personale, è un dato di fatto, cioè io sono un osservatore da un punto di vista sociologico. Cioè, è riuscito ad arrivare dove altri non ci sono riusciti. Addirittura presenta al Festival di Sanremo su Rai 1, lei che è il volto di Canale 5, sarà un miracolo. Però ha detto che la sua presenza al festival la fa da apprendista. Certo, anche perché io credo che lei sia molto più tesa di uno che canta, perché comunque si va a misurare in un contesto che non è il suo. Perché chiaramente Maria ha le sue trasmissioni dove lei è un po' la regista, no? Che fa parlare gli altri. Qui invece, sai, stare su un palco è un po' diverso. Sì, lei coordina soltanto, poi esatto, il direttore d'orchestra. Lei è coordinatrice delle sue trasmissioni, quindi sa esattamente. Sì, sì. Dai tempi, però esatto, non si espone esatto, in prima persona. Qui invece deve esporsi in prima persona e quindi stare su un palcoscenico, che non è facilissimo, no, se non sei abituato. Per 5 serie di fila in Eurovisione. Poi guarda, un minuto diventano 10 ore. Quindi sicuramente sarà sicuramente tesa. A Francesco Baccini invece sul palco dell'Arison come concorrente lo rivedremo? Oh, io l'ho fatto una volta nel 97 per divertimento, infatti feci una canzone che era un po' una presa in giro della canzone tipica sanremese, si chiamava Senza Tu, e c'erano tutti i luoghi comuni, dei fiori, violini, angeli che scendono dal paradiso, l'ho fatto per divertirmi, per me, anche perché io nella vita non ho mai concepito la musica come una gara, quindi se mi invitano a fare una gara io non riesco a fare una gara, cioè al massimo vengo a cantare un pezzo. Però come ospite, volendo. Sì, però è che proprio da musicista non riesco a vedere, a immaginare una gara di musica, di canzoni, perché come fai a far gareggiare un cantautore con un interprete? È come far gareggiare uno che corre con uno che lancia il giavellotto. Poi quest'anno vediamo che soprattutto nella categoria dei big, dei campioni, ci sono tantissimi artisti diversi, sia per età, sia per estrazione, sia per pubblico. Insomma, una gara un po' impari, no? Se vogliamo. Sì, ma perché in realtà è una forzatura la gara. Chiaramente la gara fa audience, perché la gente poi vuole sempre un vincitore. Però per quanto riguarda la musica che gara fai con la musica? Non c'è, la musica è bella o brutta, non c'è gare. Quello serve probabilmente per fare per l'audience, perché la gente poi vuole vedere se chi vince quello. Vuole vince vedere quello. Il sangue anche nella musica, tra virgolette. Sanremo, chi è arrivato ultimo poi era il vero vincitore, pensa a Vasco Rossi o a Zucchero, che arrivarono ultimissimi
E adesso insomma ce li ricordiamo. Vittima, vita spericolata, come dire, ha lasciato un segno forse di alcuni vincitori degli ultimi anni, ma un pelino di più, sì, ma anche perché secondo me se tu non osi, cioè se cerchi di stare fare il tema da 6 meno meno, è vero, allora me ne prenderei 3. Ave Maria, insomma, che voto prende? Ah, non lo so, sono gli altri che devono dirlo. Io spero altissimo, nei cieli proprio. Ma dove la troviamo questa? Si ascolta già in internet? È già in giro e... è anche acquistabile? Assolutamente sì, già scaricabile, YouTube, internet, iTunes, in tutte le piattaforme. Ma Carlo non c'è rimasto male? Una canzone solo per Maria, no, per Carlo? Carlo, questa canzone la sentì 2 anni fa e mi disse bellissima, ma come faccio a farla andare su Rai 1? Quest'anno era l'occasione. Grazie Francesco Baccini, buon lavoro. Grazie.